Ritorno alla normalità nella distribuzione idrica in città dopo il guasto alla bretella di collegamento Salvatorello-Capodarso tra gli acquedotti Agipa e Blufi che ha causato l'ennesima interruzione del servizio. In queste ore l'acqua è stata erogata nel centro storico, zona Sant'Anna, Viale Amedeo, Via Angeli, Sanatorio, Santa Barbara e Trabonella, così come ci è stato confermato da Caltacqua, gestore del servizio idrico integrato. Martedì 18 luglio saranno servite le zone Sant'Elia, Balate e Jebel Habib, un guasto che seppur riparato in tempi celeri da Siciliacque ha causato disagio ai cittadini e in particolar modo ai residenti e alle attività del centro storico durante il fine settimana. Intanto il primo cittadino Giovanni Ruvolo è tornato ad affrontare il problema delle continue interruzioni con Siciliacque. Questa mattina ho sentito ancora una volta Sicilacqua, per capire un po' la situazione, generale, proprio per evitare quello che successe l'anno scorso, in cui la città patì veramente una situazione terribile. Io devo prendere atto che Sicilacqua, soprattutto sull'ultimo guasto, ha fatto un intervento immediato che ha consentito comunque di ripristinare un'erogazione normale in tempi molto brevi. Però questa non è una situazione che noi possiamo accettare come normale. Proprio qualche settimana fa avevo inviato una nota alla Regione proprio per riprendere quel tavolo tecnico che questa amministrazione aveva chiesto un anno fa per programmare interventi sulle condotte, per evitare al minimo il disagio per i cittadini. Purtroppo in questo momento la Regione è molto sorda alle esigenze del territorio. Questa mattina, dopo aver sentito Sicilacqua, tornerò a chiedere alla Regione questo tavolo perché è inaccettabile che chi ha delle responsabilità non le assuma fino in fondo. Proprio nei prossimi giorni mi recherò personalmente al Dipartimento per comprendere per quale motivo in un anno non si è dato seguito a una normale prassi di programmazione che certamente avrebbe impedito alcuni interventi. Io voglio augurarmi che non ce ne siano altri perché una situazione del genere nel periodo estivo è veramente inaccettabile ed è inaccettabile anche per tutte quelle attività commerciali che finalmente vedono un risveglio delle attività in città che non possono essere penalizzate per questo motivo. Nuova interruzione comunicata da Siciliacque all'acquedotto Fanaco per eseguire una serie di interventi di riparazione e manutenzione straordinaria con la conseguente sospensione dell'erogazione in alcuni comuni dell'Agrigentino e Adelia, Campofranco, Sutera, Acquaviva Platani, Bombenziere, Milena, Sommatino e Montedoro. La fornitura nei comuni del Niseno dovrebbe essere riattivata entro mercoledì 19 luglio.